Lo sai che non è normale cantare per strada in Giappone? Ah, e dici se è normale avere le macchine quadrate? Lo hacker, quello è lo hacker secondo me. Cioè, ma io... Ma che non andiamo a fare? Tell me I'm the one you want. Hello everyone, sono in stazione, sono le 9:20. Sto per prendere lo Shinkansen, che è il treno ad alta velocità, per andare a Nagano. Mi incontrerò con un mio amico, poi dopo vi spiegherò tutto meglio. La prima cosa che mi viene da dire su Nagano alle 11:10 di notte è che non c'è nessuno rispetto a Tokyo. È vuota, non c'è gente. È stranissimo essere circondata da hiragana, katakana, ma nessuna persona. Quanto amo io fare colazione in hotel, che poi non costa niente fare colazione fuori in Giappone, però io ho scelto questo hotel perché c'era la colazione inclusa. I love having breakfast at a hotel. È tipo Osechi. First morning in Nagano e l'aria è fresca e non c'è nessuno. E ho deciso che oggi, visto che il mio amico viene stasera e domani andiamo a vedere possibilmente le scimmiette che fanno il bagno nell'onsen, oggi mi vado a fare un'escursione un po' fuori porta a vedere un castello che, vabbè, ci vogliono tipo 2 ore per arrivarci, ma tanto oggi non c'ho niente di particolare da fare, quindi... Dopo una dormita di un'ora sul treno con tanto di bocca aperta, mi sono resa conto che ero tipo... Sono arrivata a Matsumoto, il castello. Pure i brufoli c'ho. Raga, c'ho un sonno. Dove sono? A Tokyo? Sono al castello, ci sono un sacco di carpe giganti, gigantissime. Questo castello sicuro è una ricostruzione, praticamente tutto in Giappone è una ricostruzione perché ovviamente è tutto in legno, quindi dopo un po' di anni va ricostruito, però è una figata. Figo. Mi sono presa un altro caffè. In realtà alcune parti del castello originale hanno resistito, quindi le possiamo vedere anche oggi. Il castello risale dal fine 1500 fino a circa 500 anni fa. Prima di entrare bisogna togliersi le scarpe e metterle in una bustina. L'interno, come vedete, è spoglio, le finestre ad eccezione di qualche stanza erano molto piccole. Sicuramente è diverso da quello a cui siamo abituati, però secondo me vale la pena entrare. Meno male che ho messo i jeans, se venite in un castello giapponese non mettetevi la gonna, perché le scale sono davvero orribili. Infatti non si possono fare i video sulle scale perché la gente c'ha la gonna. Quanto mi piace comunque immaginarmi com'era la vita al tempo, cioè come doveva essere tipo per un lord della guerra, un signore della guerra, vivere in un castello del genere, no? Anche con la paura degli attacchi, degli incendi. Una sensazione che ho avuto con quelle scale così strette, cioè le scale così le fanno perché sono, è difficile salire, è difficile prendere terreno con delle scale così difficili da salire, no? Però sono anche difficili da scendere e gli incendi erano abbastanza comuni, quindi pensavo qui se c'è un incendio famo proprio la fine del topo. No vabbè raga, posso farvi vedere una cosa che stanno avanti anni luce? Non solo i bagni sono pulitissimi, ma... Prima di tornare a Nagano città ho fatto un po' un giro per Matsumoto, devo dire molto carina, e poi sono andata a mangiare la famosa soba di Nagano. Il cibo famoso di Nagano è soba, è questa soba, che è un po' diversa a quanto pare da quella normale, e l'ho presa calda perché qua dentro c'è l'aria condizionata forte, c'ho freddo. Mamma mia, allora ragazzi, ho appena fatto il check-in nel nuovo hotel perché stasera arriva il mio amico e siamo qui 2 notti. Raga, non, già vi vedo, non iniziate a fare battute strane, è un mio amico da quando abbiamo 10 anni. Abbiamo dormito insieme un botto di volte, quindi cioè... Comunque sta prendendo lo Shinkansen e quindi arriverà per gli orari di Nagano un po' tardi, perché se arriva alle 8:30 mi sa che è un po' tardi, non avremo tante opzioni per mangiare, ma tanto io ho fatto un pranzo, cioè ho pranzato alle 4. Niente, ero stanca, quindi quella sera mi sono dimenticata di filmare, però abbiamo mangiato in izakaya, quindi varie cose, e poi siamo andati a dormire. Good morning everybody! È il nostro primo giorno, lui è Lorenzo, il mio amico, a Nagano. È anche il nostro ultimo giorno a Nagano perché lui domani se ne va. Questi video a sorpresa, e piove!
nuove. E vorremmo andare a vedere le scimmie. Io vorrei tanto andare a vedere le scimmiette, solo che c'è una parte camminata per andare a vederle. Io non siamo a partire zucchero. Ho capito. Ho capito, ma siamo in mezzo agli alberi, è pericoloso, ci sono i fulmini. Ci sono, come si dice, floods? Alluvioni. Alluvioni, cioè scusami. La pioggerellina è fatta di stare in Inghilterra, guarda con l'alluvione. Ma magari inizia a piovere forte. E dobbiamo andare a vedere, cioè abbiamo 20 minuti che ha fatto tardi lui. Ma adesso ti faccio fare l'introduzione per bene. Tu non sei mai uscito sul mio canale, vero? Sì, mi hai fatto una volta l'intervista, quella multilingue. Sì, è vero, già ci sei stato sul mio. Poi vi racconto appena siamo al coperto che cosa è successo ieri sera appena arrivato, che mi ha fatto morire dalle risate. Ci stiamo provando, ragazzi, a quanto pare non siamo nemmeno soli. No, ci stanno pure le cose anti-covid, vedi? Non puoi tossire sui capelli di quello davanti. Lorenzo è arrivato ieri sera, no? A un certo punto stavamo in un posto vicino alla stazione, arrivano due tizi. Lorenzo mi guarda dritti negli occhi, giapponesi, un ragazzo, una ragazza, gli fa "Konnichiwa". E gli ha detto buongiorno. Loro mi sono proprio tipo "Chi è questo gaijin, questo straniero che ci parla? Perché ci parla?" Io "Come non sarà, ci vedete chi fa?" E già sta facendo a me, anche a questi. Ormai ho detto che te frega, ho detto buongiorno, mi ha insultato. Super un'invasione della loro privacy, li guardo dritti negli occhi dicendogli "Konnichiwa". E quello che ha dato per pure riprese ha detto "Konbanwa". Perché la sera, con cuore di scale, per questo. No, abbiamo iniziato a chiacchierare. Sono stupita perché la gente rispondeva. No, questi perché erano giovani e simpatici, ad altri ultimamente la violenza. Tutti. Comunque mi ha fatto capire, Lorenzo, che io mi sento italiana in Giappone, no? Mi sono abituata molto alla cultura giapponese e aspetta lì. E io sarei un quarto d'ora qua. Io? Un altro quarto d'ora perché mi riparto con l'Alaska. Pavo in Cina ieri. Cina, Giappone, Alaska per lavoro, ragazzi. Faccio la pagina del sito. Tutto, torno sempre indietro. In Lussemburgo. E lei si sta pensando intensamente perché ha detto che è sbrattato. Sì, Eleonora, nostra amica, non ce l'ha fatta. In questo momento Lorenzo sta provando un roll al natto, che è la famosa soia fermentata tipica del Giappone che fa benissimo all'intestino, che io amo ma che la maggior parte degli italiani odia perché ha un odore molto forte e una texture un po' viscida e gelatinosa. Normalmente il sushi deve comunque non so mai dove guardare, se dietro a telecamera, come ti pare. Quando guardo infatti sullo schermetto sempre sto guardando il natto, sono stupefacente. Enjoy your natto, anch'io adesso me lo mangio. Sono molto felice, non ci sta un cavolo di nessuno, siamo tipo in quattro gatti. Zero scimmie. E non finora zero scimmie, ma ci saranno le scimmie. Io quando sono venuta qui mi ricordo che faceva un freddo. Ci sono venuta e c'era la neve ed è bellissimo in inverno perché ci sono le scimmie che stanno nell'onsen caldo caldo, che vedi che è fumante praticamente in mezzo a... Ma non è questo l'ingresso? Quando sono venuta in inverno era pieno di gente. Adesso siamo io e Lorenzo e l'ombrello. C'è odore di terme. Odore di terme vuol dire forse odore di scimmiette. Wildlife protection zone, no food and plastic bags. Tranquilli perché tanto io il cibo non ce l'ho. Mi sono mangiata il roll col natto e non c'ho niente. Voglio vedere le mie scimmie. Questo geyser naturale è unico nel suo genere perché invece di essere come gli altri, che esplode ogni tot minuti, questo come vedete è continuo e l'acqua è a 90 gradi. Già nel villaggio fuori l'area protetta si iniziano a vedere un sacco di scimmiette, poi dentro ne vedi davvero tantissime e a seconda del periodo in cui vai puoi vedere le scimmie magari incinta, la stagione dell'amore, dell'accoppiamento. Io per esempio qui ho beccato le mamme che avevano appena partorito e quindi c'erano un sacco di scimmiette piccoline carine carine. Le regole generali sono abbastanza intuitive, non andare a toccare le scimmie anche perché possono essere abbastanza aggressive, non dargli da mangiare, non disturbarle, eccetera. C'erano le scimmiette nell'onsen, c'erano! Devo dire che andare lì in inverno con la neve, con tante scimmie, fa più effetto, è vero. Però è anche vero che le persone che ci sono il doppio, il triplo, il quadruplo. Invece se ci vai in estate, appunto, non c'è quasi nessuno, è proprio un modo di goderti le scimmiette per bene. Raga, io non so perché, ma amo i macachi. Cioè, io amo i macachi. Come sono piccole.
Per pranzo si era fatto tardi e c'avevamo fame, ci siamo mangiati una cosa veloce. Sembri molto stanco. Ma te sarei stanca. Che poi a me piace sempre un buon donburi con neghi toro, salmone, ikora, una zuppa di miso. Io sono felice, potrebbe essere il mio pranzo presente tutti i giorni. Fatemi i donburi. Questo è un gioco super popolare in Giappone che si chiama Taiko. Purtroppo la telecamera qui si muoveva perché devo dire che Lorenzo non era il più bravo in questo Taiko e dava delle botte sul tamburo che facevano tremare tutta la baracca. Stavo dicendo che Lorenzo gli stava a dare delle stecche. E quel coso non prendeva punti. Non è vero che non prendeva botte. Datemi botte. Non è vero che non prendeva i punti. Sì che ne pre... Lo sai che non è normale cantare per strada in Giappone? Ah, e dici se è normale avere le macchine quadrate? Cioè, hanno fatto la mia... Adesso, ma questa c'è scritto. È vero che sono quadrata. Si chiave, mormorava, calma, è pronto, passaggio. No, voglio vedere il tempietto qua, Karen. Qual è il tempietto? Vedi che c'è l'arena? Ah, questo, ma è un lampione. È un tempietto. Cioè, ma io... Sonia, non gliela può fare. Io penso ai giapponesi. Scusate la faccia. Io mi immagino... L'amo dagli occhi rotondi in Giappone. Tutti vedi questo vestito così che canta una canzone strana, poi di fissa e ti fa konnichiwa. Se calcolate la loro cultura. Dopo la pausa taiko post prandiale siamo andati a piedi a vedere il tempio Zenkoji, che è un tempio davvero bellissimo, il più importante di Nagano e anche abbastanza grande. Pioveva, però anche così aveva il suo incanto. Grazie, è trovato cibo per uccelli. Non è cibo per uccelli. È famoso, dice che è famoso. La pago con carta. Kado tsukattemo desu ka? La smetto. Da, già le mangiati. Era per provare, ne ho mangiati 4. Neanche c'è una foto. Se sento te mo idesca. Cioè, ma tu adesso cercherai di parlare con le persone. Oh, ma doveva mangiare salatino, dolcino, cosa? Fatta la foto, no, amici, da lunga data. Cioè, ma io che devo fare? Quello lì gli aveva dato i sample. La perdita che per provare. Per provare lo mia. Buono, però, buono, ci vuole per provare. Lo hacker, quello è lo hacker secondo me. E quindi lo hacker è chi mi hacker sì. Locale. Comunque. Avete visto che Sony si è fatte le unghie dal carrozziere? Guardate, sono uguali alla carrozzeria della macchina. Fai vedete? Guarda, uguale. Sono quelle cangianti, sai, tipo le macchine, quelle super sghice che si illuminano di notte, sono tipo fosforescenti, uguale. Ma in Giappone così vanno. Infatti le fanno la carrozziera. Comunque io l'ultima volta che ero venuta qui, anche l'unica volta che ero venuta qui, era Capodanno. Capodanno è tipo tutti i giapponesi vanno al tempio, anche chi non credeva al tempio. Quindi oggi mi sembra super vuoto. Però figo. Cioè, scusate, ma io devo fare il video al distributore di patate dolci. Cioè, se tu c'hai una voglia assurda di patate dolci, qui te le puoi comprare in forma di patatine fritte, che è tipo muffin. Per cena sarà stato il tanto camminare, ma avevamo voglia di sfondarci di sushi, quindi siamo andati a un Kaiten Sushi dove fanno un gioco dove per ogni 5 piattini tu hai la possibilità di vincere un premio. Lorenzo aveva mangiato una cosa come 30 piatti. Ti fatto via un sushi? Niente. Niente. Dai, cioè te hai vinto, io no. Vabbè, i premi lasciano un po' a desiderare, in questo caso era una gomma da cancellare di Demon Slayer. Comunque, ovviamente ho dimenticato di chiudere il vlog, quindi se siete arrivati fino qui, grazie di aver guardato questo vlog un po' strano. Se siete arrivati fino qui vuol dire che vi piacciono i vlog autentici, non montati, non studiati. Lasciatemi un messaggio, iscrivetevi e se vi va lasciatemi un commento. Alla prossima, ciao!